settantesimo anniversario della commemorazione della liberazione di Auschwitz. Ha ancora senso, secondo lei, fare questo tipo di manifestazioni a distanza di 70 anni per ricordare questo evento? E ha senso soprattutto quando è fatta così come ad Arco, in quanto questa non è una manifestazione imposta dall'alto, ma ad Arco è stata istituita già nel 93 per volontà di Arco. Quindi non è la classica manifestazione ufficiale, è una manifestazione che Arco ha voluto dedicare spontaneamente ai suoi ebrei nel giorno della deportazione. Noi la facevamo il 21 dicembre, che è stato il giorno del rastrellamento degli ebrei di Arco. Adesso l'abbiamo spostata dal 2000 al 27 gennaio. E ha senso sicuramente, il senso lo vediamo lì, di quanti bambini ci sono oggi, e quindi quando le nuove generazioni capiscono l'importanza di questa manifestazione anche in un mondo come l'abbiamo oggi, e penso che possiamo sperare in bene. E cosa ne pensa dei recenti avvenimenti, anche per esempio di Parigi? Che c'è una forte ripresa di antisemitismo, c'è una forte ripresa di razzismo che dobbiamo fronteggiare l'uno e l'altro, che poi sono due fenomeni strettamente legati. Del paradiso, ho detto prima, perché lassù sono tutti quei miei amici che mi hanno lasciato, abbandonato, e dopo non ho dovuto lasciarli perché non ce l'hanno fatta. E allora adesso sono qui solo, così tutti mi fanno festa, ma far festa a me non è che fate che io voglia fare la festa per me. La voglio perché tutti quei amici che ho dovuto lasciare lì, e me li ricordo come fosse un cinema che si guarda. Tutti me li ricordo, sono mie, quindi ciao Lino, e non ce la facevano più, specialmente in Russia. Russia è stata tremenda, per il freddo, e invece la Germania è stata tremenda. Come si dice, per il dolore di quel che era, i sentimenti nostri dentro qui e gli altri che ci impedivano di manifestare il nostro bene che volevamo. Gang, gang.